2, 1, breakdown! Beneath it, radio, 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 radio. Soveria, 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 soveria. E benvenuti a Radio Soveria. Siamo su Ottimizziamoci e questa è la settima puntata. Solitamente è condotto da me e da Benedetta, però Benedetta purtroppo sta male, è malata, quindi mi toccherà farla da sola questa puntata. Saluto con affetto Benedetta e riprenditi, torna presto. E niente, volevo iniziare con... siccome mi sento un po' sola, devo dire la verità, e poi è anche la settima puntata, con un pezzo di una canzone di Ligabue, che mi piace... cioè, lo sanno tutti ormai che Ligabue è il mio mito. Però appunto, per sentirmi meno sola, volevo iniziare con il testo di una canzone sua, che non tutti però conoscono. Si intitola Radio Radianti, ed è una canzone del primo album. Che la leggo perché è inutile che provo a cantare, perché sarebbe indecente. Come vi va? Io lo so già. Siete sintonizzati qua, state però buoni perché forse vi do il tempo che fa. Sapete che al mio 3 tutti dovrete ridere, sarete più belli così, ridete, state in ordine. Radio Gommina, Radio Ceretta, Radio Brozzante, Radio Gel, Radio Civetta, ditemi che non siete giù, o la mia missione non conta più. Ho qua per voi l'ultimo mix, cambia la vita, questo qui. Radio Felici, Radio Contenti, Radio Sorrisi e Baci Smack, Radio Radianti. Scrivimi poi per dirmi che mi ami come io amo te. Noi siamo qui, quando lo vuoi, ci accendi e poi siamo noi. Radio Amici, Radio Presenti, Radio Ci Siamo Solo Noi, Radio Abbondanti. E questo era il testo di Radio Radianti. E adesso andiamo con la prossima canzone. One Last Time, The Final Round. Everyone's been saying
questa era One Last Time dei Final Round, bellissima canzone. E adesso andiamo con le notizie di gossip. Come al solito iniziamo sempre con il gossip. La notizia riguarda Robert Pattinson. Robert Pattinson, lo riconoscete tutti, sapete sicuramente che è il vampiro di Twilight, il famoso vampiro dal fascino misterioso. Ecco bene, lui per amore si è, diciamo, ha stravolto il suo look. Infatti il bel vampiro, dopo giorni a spasso per New York con un cappello, si è presentato sul red carpet del Gogo Gala di Los Angeles, sorprendendo tutti con questo suo nuovo look, che devo dire, io ho visto anche le foto, è molto strano perché ha questi riccioli castano chiaro sulla fronte e per metà testa, mentre il resto sul fondo è completamente rasato, ma è rasato non in maniera uniforme. Questa cosa un mese e dopo di questa storia delle persone che cambiano il look per amore. Guarda, sicuramente se fosse qui Bennett avrebbe fatto sicuramente qualcosa del genere, quindi io rispondo onestamente, non credo che bisognerebbe cambiare il look, stravolgere il proprio look per la persona che si ama. Magari si può migliorare, si può tenere un po' più cura per se stessi, ma onestamente non credo che bisogna cambiare, proprio stravolgere così completamente il proprio look. E poi adesso andiamo con un'altra notizia che proviene dal mondo del cinema. L'attesissimo film 50 sfumature di grigio, che tutte le ragazzine si sono lette il libro e circolano link su Facebook anche, è uscito il nuovo trailer. È in attesa del film, che però andrà nelle sale cinematografiche dal 15 febbraio 2015. Dal 15 febbraio 2015, per gli amanti del libro, che sperano di vedere, appunto, rimarranno deluse perché nell'adattamento cinematografico, seppur è un romanzo erotico, non ci saranno scene di nudo frontale, ma anche l'allusione può essere coinvolgente, quindi sicuramente non sarà come il libro. Io onestamente non l'ho letto, però alcune mie amiche mi hanno detto che arrivate verso metà capitoli hanno dovuto chiudere il libro perché era un po' troppo, diciamo, erotico. Però insomma, questione di gusti, magari la scelta cinematografica sarà migliore. Non so riguardo, perché appunto non l'ho letto, però il trailer sembra appunto suggerire un film a sfondo erotico, però non voglio giudicare. Andiamo con la prossima canzone, Night Out dei Silent is Sexy. Talk and talk.
one set us free. One set us free. Questa era Night Out dei Silent is Sexy. Questo è, diciamo, il mio spazio cucina, spazio che, durante il quale Bennett mi prende sempre in giro. Appunto, diamo spazio alla nostra creatività in cucina. Per una merenda molto invitante, per un dopo cena con gli amici, i pasticcini al cocco sono sempre molto graditi. La preparazione è davvero semplice, così che tutti possiamo realizzarla a casa in poche semplici mosse. Le dosi per circa 20 pezzi sono 700 grammi, 75 grammi di zucchero, 3 albumi d'uovo, 50 ml di panna fresca liquida dolce, 150 g di cocco disidratato grattugiato, 150 g di cioccolato fondente, 75 g di zucchero e un pizzico di sale. In una ciotola montate a neve gli albumi con un pizzico di sale e poco per volta unite lo zucchero semolato, lo zucchero a velo e il cocco grattugiato.
prendete parte del composto e aiutandovi con due cucchiai formate tante palline. Queste piccole palline poi le riporrete su una teglia, rivestite con della carta da forno e infornate a 180 gradi per circa 10 minuti, fin quando i pasticcini diventano dorati. Nel frattempo però... anche i miei colleghi mi prendono spesso in giro perché mi diletto a raccontare. Smoking Gun dei Gone by Friday. I saw you, I remembered something. You'll be gone by Monday. This time I beat you to the punch. I left a note, I'll be gone by Friday. Questi erano i Gone by Friday con Smoking Gun. E adesso
diciamo fare i turni, però bisogna anche non essere troppo. Esageriamo, sì, va bene la pulizia, va bene il quieto vivere, la convivenza, però cerchiamo di non essere nemmeno troppo esagerati, perché poi si vengono a creare anche delle incomprensioni, dei piccoli, come dire, delle piccole antipatie che non sono molto gradite, soprattutto in un ambiente in cui bisogna starci continuamente. E poi, a proposito di coinquilini e coinquiline, è un bene anche organizzarsi, stare insieme, cioè è un modo anche per crescere, una sorta di esperienza di vita, appunto, per migliorarsi, per stare insieme, per crescere. Ed è qualcosa che fa crescere perché capita il giorno in cui qualcuno ha un problema e quindi bisogna parlare. Molto simpatiche, sono delle cose poi che rimarranno nella storia, nella storia, diciamo, di ognuno di noi, quindi nel passato. E per chi come me li vive appunto nel presente, e colgo l'occasione appunto per salutare le mie coinquiline. E adesso andiamo con la prossima canzone, Tamara Lower Sweet. Sweet.
Sweet di Tamara Lower. E siamo giunti anche a questa volta al termine della puntata. E saluto ancora Benedetta. Andiamo con un po' di pubblicità alla radio. Quindi inviate un messaggio WhatsApp con scritto Broadcast Radio Soveria al numero 328 12 42 894 e riceverete tutti gli aggiornamenti sulla radio e sulle notizie riguardanti il territorio. Poi inoltre, vabbè, ricordo che potete mettere mi piace su Facebook alla pagina Radio Soveria. Ringrazio tutte le persone che hanno messo mi piace. E inoltre c'è il sito www.radiosoveria.it su cui potete trovare alcune notizie di noi, diciamo, speaker. E anche sulla radio c'è il palinsesto e altre robe varie sulla radio. E niente, anche per questa volta è andata, anche se forse è stata un po' triste perché non avevo qualcuno con cui dialogare, quindi non c'era molto dialogo, è stata una cosa un po', come dire, è stato un po' un monologo. Comunque spero di avervi comunque tenuto compagnia e fatto divertire. Alla prossima. Andiamo con l'ultima canzone dei 30 passi, i miei amatissimi 30 passi, La cura. Senti, non ridi più perché senti.
stiamo arrivando, ci sarà.